Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Continuiamo con la lore di Keyforge con questo nuovo episodio che andrà a trattare una delle casate che più mi sta a cuore. Sto parlando dei marziani di Casa Marte. Infatti, subito dopo Sanctum, che occupa il primo posto, gli xenofobi provenienti dal nostro stesso sistema solare occupano il secondo. Perché? Non saprei dirlo. Forse perché somigliano nel comportamento molto ai Krikitiani, gli abitanti del pianeta Krikit descritti nella saga di Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams. Fatto sta che questa casata mi è sempre stata simpatica a tal punto da desiderare talmente tanto di vedere Carica della Chiave, che è una delle mie carte preferite, in Marte. Strano gioco del destino, un mio caro amico forgiatore, Valerio, che saluto e mi auguro stia vedendo il video, sapendo del mio desiderio, mi ha fatto avere il suo mazzo con dentro. E poi, diciamocelo in totale franchezza, Marte inizia a mancare. Sono oramai 3 espansioni, Ondata Oscura inclusa, che i nostri amici verdi non calcano il terreno di gioco del crogiolo. E questo mi fa sperare che, per la 6ª espansione, di cui non sappiamo ancora niente, l'impero tornerà più cattivo e xenofobo di prima. Ma ora addentriamoci nella loro storia e scopriamo cosa ci attende. Buona visione! Marte. L'impero marziano è degno di nota. In particolare per il fatto di essere rimasto pressoché inalterato politicamente e culturalmente, dopo il suo trasferimento sul crogiolo per mano degli architetti avvenuto 2 secoli fa. Forse a seguito del fatto che la transizione si è verificata durante gli ultimi giorni della caduta di Marte, o forse semplicemente a causa del suo relativo status di nuovo arrivato, l'impero marziano è rimasto intatto una volta giunto sul crogiolo. Continua a essere governato dagli anziani e a esercitare un dominio aggressivo sul maggior numero possibile di territori del crogiolo, votato com'è a una crociata xenofoba per assicurarsi che Marte viva ancora. La macchina bellica dei marziani, ora alimentata dagli Ember anziché dalla Cavorite che ha avvelenato il loro pianeta d'origine, ha riportato alcuni successi, ma ha anche dovuto fronteggiare difficoltà e nemici più pericolosi di quanto si aspettasse. Le nuove forme di vita sul crogiolo sono viste come nuove opportunità di generare un mostro perfetto e i nuovi elementi come gli Ember significano più materie prime a disposizione degli scienziati e degli ingegneri marziani. Tuttavia, i soldati marziani con le loro armi a raggi e i veicoli con i loro blaster non sempre riportano la vittoria quando si scontrano con i possenti guerrieri Brobnar o con i branchi di Gorilla Niffol. Se Marte ambisce a una vittoria definitiva, deve riconquistare i cieli con i suoi dischi volanti. Purtroppo i tentativi di ricostruire la flotta marziana hanno avuto poco successo a causa di qualche forza misteriosa che impedisce alle loro astronavi di uscire dall'atmosfera. Nonostante tutto, grazie alle loro vaste strutture di clonazione e alla possibilità di sganciare i soldati in combattimento dalle navi madri soprastanti, i marziani, pur se relativamente deboli in senso fisico, sono riusciti a insediarsi a Nova Hellas e ora controllano 3 intere città, e tutti tremino di fronte alla potenza di Marte. Società. A differenza di molte altre fazioni del crogiolo, Marte rimane fedele alla sua purezza genetica e culturale. E Marte non muoia mai. Anche prima del trasferimento sul crogiolo, i marziani facevano uso delle tecnologie di perfezionamento genetico e di clonazione su grande scala per dividere la loro cultura in 2 caste distinte. Gli anziani, più alti, intelligenti e dotati di mansioni di comando, e i soldati, più piccoli, deboli e numerosi, votati all'obbedienza. Mentre per i membri della cassa dei soldati ci si aspetta che dimostrino fedeltà indiscussa a Marte e sia scoraggiato lo sviluppo di una loro personalità indipendente, a volte con l'applicazione di elettrocorrezioni craniali, gli anziani sviluppano gli interessi e le aree di esperienza più disparate e godono di una considerevole libertà di azione nel soddisfare i loro desideri personali. Alcuni sviluppano nuove armi biologiche, che si tratti di armi batteriologiche o di orrendi mostri, altri studiano gli esseri inferiori del crogiolo
e altri ancora preservano la cultura e la storia marziana. Tutti assieme gli anziani costituiscono il governo dell'impero marziano per la gloria suprema di Marte. Tecnologia. La tecnologia marziana era estremamente evoluta al momento del trasferimento sul crogiolo e, nonostante la necessità di reinventarsi completamente per adattarsi a questo nuovo contesto, da allora non ha fatto altro che diventare ancora più sofisticata. I soldati marziani vanno in guerra armati di misteriose e potenti armi, pilotando camminatori e navi letali altamente evolute, mentre mostruosità geneticamente modificate vengono sguinzagliate in prima linea, possibilmente contro i nemici di Marte, o almeno si spera. Non è una sorpresa per nessuno che la maggior parte delle tecnologie marziane sia costruita appositamente a scopo bellico, o venga presto riadattata a tal fine. Sebbene un tempo Marte si affidasse alla cavorite come forma di energia per le proprie armi a raggi e come propellente per i suoi dischi volanti, ora ha trovato negli Ember, reperibili soltanto sul crogiolo, dei validi sostituti. In quanto sostanza psicoreattiva, l'Ember sembra aver sbloccato le capacità psichiche latenti della razza marziana, dando il via a una serie di nuovi esperimenti sul controllo mentale, la telepatia e altre tecnologie psioniche che promettono grandi cose per il futuro. Arconti. Per gli anziani di Marte, gli Arconti costituiscono sia delle potenziali minacce che degli alleati. La loro sapienza e il loro potere sono innegabili, ma altrettanto innegabile è anche la capacità di corrompere la purezza marziana con i loro compagni e le loro strane idee. Si tratta tuttavia di un rischio accettabile di fronte a vantaggi tanto elevati, pertanto gli anziani accettano a malincuore di fraternizzare con gli Arconti, non che ne abbiano poi molta scelta. Da parte loro, a volte gli Arconti amano concedersi la rara opportunità di esplorare una società rimasta così tanto fedele a se stessa e, naturalmente, anche la gioiosa macchina da guerra dell'impero di Marte ha un suo particolare fascino. Un popolo bellicoso e violento che mette la sopravvivenza della propria razza al di sopra di qualsiasi altra cosa. E come non capirli? Marte è come un cane che, messo alle strette, invece di soccombere reagisce e morde. E i nostri amici verdi hanno già visto l'orlo del precipizio a causa della distruzione del loro pianeta natale che inevitabilmente li avrebbe portati all'estinzione. Nelle prime due espansioni che hanno visto protagonista questa casa, Marte rispecchiava perfettamente l'anima di questo popolo, fine a se stesso ed incapace di interrelazionarsi con chi gli sta attorno. Ma giocando questa casa da praticamente la nascita del gioco e conoscendoli più a fondo, ho capito che Marte è fatto così. Se gioca senza preoccuparsi del resto del mazzo, può creare sinergie meravigliose e potenti, pronte a distruggere qualsiasi cosa gli si pare innanzi. Mentre se si mescola con il resto del mazzo, potrebbero sorgere delle incomprensioni tali da mandare a monte l'intera strategia del gioco. Probabilmente è anche questo che ha spinto molti giocatori ad odiare questa casata e spero, dal profondo del mio cuore, che nella sesta si possa tornare ad urlare o Marte o morte e che questo popolo possa tornare più forte, bellicoso e arrabbiato di prima. Vi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.